gruppo di matti, ha deciso che bisognava dare una svolta e vaffanculo, hanno occupato un teatro. Era il teatro più importante di Roma, era il teatro più storico di Roma, era il teatro più bello di Roma. Se lo volevano svendere, se lo volevano privatizzare, lo volevano rendere privato. Un gruppo di pazzi ha deciso che questa cazzo di cosa non era possibile e se lo sono presi. Un gruppo di pazzi ha deciso che bisogna riprendersi ciò che è nostro. L'hanno fatto, lo stanno rifacendo il 2 settembre qua al Lido di Venezia con i compagni del sale. Occupiamo spazi perché per noi occupare spazi è un esercizio, è un modo, è una forma mentale, è riprendersi quello che è nostro. Vi volevo presentare, lo conoscete tutti, Ugo Mattei. Occupare tiene la mente in allenamento, bisogna tenere il cervello in allenamento, è quello che stiamo facendo al Valle da 3 mesi, è quello che stiamo facendo qua al Marinoni da 4 giorni con i compagni del sale. Teniamo il cervello in allenamento, noi abbiamo il cuore e l'anima messi al posto giusto, non siamo mercenari come i militari. Che triste il mondo se non c'è nessuno che lo vuole cambiare. Ma vogliamo la gioia e noi celebriamo un grande momento adesso, che è un grande cambio di egemonia politica. Questo è un momento estremamente importante e dobbiamo dire grazie ai compagni e alle compagne che hanno cominciato dal Teatro Valle un'esperienza di vera trasformazione. Noi abbiamo resistito per 2 anni al tentativo di privatizzare anche l'acqua. Abbiamo resistito e fatto una battaglia che era però una battaglia di difesa, e adesso invece è il momento di una battaglia di offesa, è il momento di una battaglia che vada oltre la difesa dei beni comuni e vada verso la costruzione di spazi nuovi, di spazi diversi, di spazi alternativi dove valga la pena e sia bello vivere. E qui è bello vivere, bisogna vivere negli spazi che abbiamo conquistato tutti insieme e che dobbiamo governare con fatica e con impegno, che non può essere l'impegno di un giorno. Ci hanno insegnato una cosa gli amici e compagni del Teatro Valle, ci hanno insegnato che le battaglie sono lotte di lunga durata, lotte che devono durare nel tempo, perché il tempo è dalla nostra parte. Se il tempo è dalla nostra parte, arriveremo ad un domani in cui finalmente potremo ristabilire dei rapporti di forza che siano dei rapporti di forza che mettono i più dalla parte della forza e non soltanto quei pochi che hanno oggi i soldi e il potere. Il potere è il nemico dei beni comuni. I beni comuni sono un'idea di lotta senza quartiere al potere. Lotta al potere che viaggia attraverso tutti i sistemi che la fantasia ci consegna. E allora questi sistemi noi dobbiamo elaborarli, li stiamo elaborando qui. Li avete elaborati qui, io per questo vi sono grato. Ciascuno di noi per anni, chi di noi alla mia età, e sono solo io credo qui, che tutti questi anni ha lavorato e ha sognato un mondo diverso, ha cercato di disegnarlo, ebbene adesso vede come per un miracolo questo mondo diverso che può arrivare e può diventare una realtà fra poco. Non dobbiamo perdere questa occasione, non dobbiamo dare tregua. Abbiamo incominciato dal Valle, partiamo da tanti teatri e arriveremo anche finalmente ai palazzi del potere per finalmente distruggerli, riprenderli e farli dei luoghi di tutti, non dei luoghi di pochi. Compagni, riprendiamo a parlare con
continuiamo a giocare, continuiamo a sognare e il mondo sarà quello che noi ci immaginiamo e che vivremo molto presto. Vi voglio bene, ciao!